Buongiorno e buon martedì, ben ritrovati con Mattina 24 Live in apertura la vicenda dell'ex Ilva di Taranto è piombata come un macigno pesante la vicenda dopo la decisione dell'azienda di sospendere da ieri tutto il quadro di ordinazioni e del lavoro al siderurgico ionico. Il ministro Urso sulla vicenda incontrerà domani sia il governatore regionale pugliese Emiliano che i sindacati che ne avevano fatto richiesta sin dallo scorso weekend. Urso, in una nota, oltre ad esprimere sconcerto per la decisione presa dall'azienda, si aspetta una risposta immediata dalla stessa, soprattutto per il futuro degli stessi lavoratori che sarebbero costretti alla cassa integrazione. Anche in sede regionale a Bari non sono mancate critiche sulla gestione della vicenda nei confronti del governo nazionale appena insediato e per alcuni che non sia da cassa per il PIL, il prodotto interno lordo nazionale. Andiamo adesso a Cerignola nel Foggiano, dove ad un anno dalla sua elezione il sindaco locale Bonito ha fatto il punto della situazione, sia per quanto riguarda gli asfalti delle principali strade e cittadine, che anche dei progetti con fondi da ricevere, sia per quanto riguarda il piano nazionale di residenza e resilienza, che anche la condizione legata alla cultura con la riapertura del Teatro Mercadante. Noi lo abbiamo intervistato, ecco che cosa ha detto ai microfoni di Mattina 24 Live. Senta, Sindaco, l'occasione è anche propizia per chiederle la situazione in generale per quanto riguarda Cerignola, dall'asfalto delle strade anche ad altre iniziative che state ponendo in essere. Ormai è passato un anno dalla sua elezione. Un anno dalla mia elezione, sono in piedi 25 cantieri di opere pubbliche, altre ci accingiamo ad aprirle, soprattutto per quanto riguarda il completamento della rete idrica e fognante. Ci stiamo impegnando al massimo per realizzare finalmente un modello moderno ed efficiente per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. Stiamo ottenendo definitivamente il decommissariamento, cosa che ci consentirà di gestire finalmente l'impiantistica. Stiamo elaborando un bando per la individuazione del soggetto economico che dovrà assicurare la pulizia della città. Sarà una gara europea, un imprenditore che dovrà assicurare il servizio a tutti e 6 comuni del consorzio. E stiamo lavorando sulla zona industriale per il riconoscimento della ZES. Tra qualche giorno verrà qui a Cerignola, e solo a Cerignola, il commissario straordinario Romagnuolo. Stiamo facendo mille cose. Abbiamo aperto il Teatro Mercadante. E stiamo rilanciando la vita culturale della nostra città. Il nostro comune è l'unico comune con Foggia ad assicurare alla propria popolazione 2 stagioni teatrali, quella del Teatro Mercadante e quella del Cinema Teatro Roma. Proseguono a Bari le audizioni in terza commissione regionale sui diversi temi del settore sanitario, alla presenza dell'assessore regionale al ramo Palese. Molti i temi discussi, dalle malattie oncologiche alle iniziative da prendere nei confronti dei pazienti non autosufficienti ed affetti da malattie patologiche. L'assessore, nel suo intervento, ha riferito che si stanno applicando degli aggiornamenti tariffari ai nuovi ingressi nelle strutture. Altre misure sono attualmente allo studio. L'assessore ha anche colto l'occasione per informare di una proposta di delibera all'attenzione dell'esecutivo all'interno del Dipartimento alla Salute con un'apposita sezione dedicata alle tossicodipendenze. Previsto per il prossimo 25 novembre uno specifico incontro di Welfare e Levante. E ora parliamo di pensioni, la decisione è vicina, ma manca l'ufficialità per quanto riguarda le prossime settimane sul fondo delle pensioni. Si va verso una riforma ponte per il solo anno 2023 per evitare lo scalone della legge Fornero. Questo quanto è stato messo in evidenza dal Ministero nazionale. Per quanto riguarda le quote con limite di età anagrafica, ci saranno delle proroghe fino al 31 dicembre dell'anno prossimo con strumenti di flessibilità pensionistica. La legge di bilancio dunque non si discosterà molto dall'impostazione iniziale che prevede per la maggior parte delle risorse
30 miliardi più o meno, sia per la crisi energetica che per il caro bollette. L'iniziativa europea per quanto concerne le scuole della Puglia, in modo particolare l'Istituto Carafa di Andria, che ha aderito ad il progetto. Io leggo perché per i dettagli news24.city. Innovazione e sviluppo tecnologico per blindare il futuro del comparto. No, scusate, non è questo il pezzo che avevamo chiesto. Vediamo se dalla regia sono in grado di preparare il pezzo che avevamo chiesto. Credo che sarà pronto nel giro di qualche secondo. Naturalmente gli inconvenienti della diretta sono tanti, quindi potete già immaginare che cosa stia crollando nella mente della nostra regia, ma comunque è già pronta e possiamo partire con il pezzo che avevamo annunciato. In corpore sano. Così recita un'antica locuzione latina, emblema del legame indissolubile che unisce corpo e mente. Attività fisica e intellettuale da sempre vanno a braccetto e possono diventare uno straordinario strumento di inclusione. Parte da questo presupposto il progetto al quale ha aderito l'Istituto Ettore Carafa di Andria nell'ambito dell'iniziativa nazionale Io Leggo Perché, organizzata dall'Associazione Italiana Editori e grazie alla quale, fino al 13 novembre, migliaia di scuole in tutta Italia potranno ricevere in dono i libri acquistati presso le librerie aderenti. Anche quest'anno l'ITES Les Carafa ha preso parte all'iniziativa organizzando una serie di eventi legati non solo alla lettura, ma anche allo sport. Obiettivo: dimostrare come attività fisica e intellettuale siano occasioni per aprirsi al mondo per un futuro sempre più inclusivo. Questa scuola vuole riacchiudere tutte le attività che riguardano la sua missione, in primo luogo riscoprire quegli elementi culturali che sono direttamente coinvolti con il romanzo, la saggistica e la letteratura in generale, e in secondo luogo, attraverso questi strumenti, ripercorrere alcuni che sono gli spazi che la scuola si è ricercata, individuato e sta cercando di affermare sul territorio, in materia di inclusione principalmente, soprattutto anche per quanto riguarda. Ed eccoci alla pagina sportiva, il basket, la nazionale azzurra allenata da Gianmarco Pozzecco si è qualificata per i campionati mondiali di categoria che avranno luogo ad agosto del 2023 in Giappone, Filippine e Indonesia. Nella partita decisiva giocata ieri a Tbilisi, hanno battuto la formazione della Georgia di un punto per 85 a 84. Con questo importante risultato e con la qualificazione acquisita per la nazionale, diventano ininfluenti i prossimi due incontri contro l'Ucraina e in trasferta contro la Spagna. Bene, siamo arrivati al termine di questa edizione di Mattina 24 Live. Vi ricordo che i servizi di notizie e le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento, come sempre, sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo come di consueto questa sera con dentro la notizia a tutti voi. Grazie per l'ascolto e buona mattinata.